La prima domenica del Brescia senza Vittorio Mero, un minuto di intensa commozione per ricordarlo. La solidarietà, gli applausi del pubblico leccese che nell'83 visse lo stesso dramma per la scomparsa sempre in un incidente stradale di Lorusso e Pezzella. Poi la partita, al sesto minuto il Brescia va in vantaggio. Tiro teso di Emanuele Filippini, la zampata di Toni e per lui c'è il ricordo commosso di Vittorio Mero. Ecco la rete di Toni, 1-0 per il Brescia. Replica il Lecce, c'è un intervento di Bonera su Cevanton, per lui c'è il cartellino giallo, il Lecce pretendeva l'espulsione per fallo da ultimo uomo. Punizione di Vugrinez, grande risposta di Castellazzi. Ancora il Lecce in avanti da Popescu a Cevanton, ottimo lo spunto e la rete dell'1-1 con un esterno destro preciso. Gioia della panchina leccese, ma Cavasin non esulta. Rivediamo la rete di Cevanton, il diagonale di esterno dell'uruguaiano. Gran tiro di Emanuele Filippini, ottimo l'intervento in angolo di Chimenti e il tempo si chiude con un contrasto in aria tra Emanuele Filippini e Vugrinez per l'arbitro Gabriele della sezione di Frosinone. Non ci sono gli estremi del rigore. Con le immagini montate da Franco Tortorelli passiamo alla ripresa, ripresa che si apre con una punizione di Baggio che sorvola di poco la traversa. Il Lecce in avanti, Cevanton, ottimo gioco di gambe, ispira Giacomazzi che non riesce ad agganciare. Ancora il Lecce, il cross di Tonetto, a volo Giorgetti è entrato nella ripresa, palla sul fondo. Un'altra punizione di Baggio, questa volta tagliata sul primo palo, ancora Chimenti interviene. Gol di Baggio, ma prodezza inutile, l'assistente dell'arbitro Gabriele alza la bandierina e chiama il fuorigioco. Non è d'accordo Baggio, forse neanche noi. Ancora Baggio in azione, il cross, il colpo di testa di Toni e il 2-1 del Brescia al 20° minuto, sesta rete in campionato per Toni. Poi entra il giovanissimo Božinov al posto di Balleri, 16 anni a febbraio, bulgaro, in azione il centravanti bulgaro, ottimo l'intervento in angolo di Castellazzi. Poi al 44esimo la rete del 3-1, Emanuele Filippini che non segnala da un paio di anni. Dunque la grande commozione di Filippini abbracciato da Roberto Baggio. Dunque in una domenica di grande dolore il Brescia ritrova Roberto Baggio e la vittoria dopo 8 giornate. La sconfitta invece complica terribilmente i piani del Lecce che però fino alla seconda rete del Brescia aveva disputato una buona partita. I tifosi leccesi ovviamente sono irritati. Il Brescia è stato concreto sotto rete, tonico a centrocampo ed è stato rivitalizzato dal ritorno di Roberto Baggio, elemento indispensabile per questa squadra, linea Maffei.